Oh, ha fatto un libro, che è scritto un altro libro? Ha fatto un libro, si è detto. E che era scritto un altro? C'era bisogno di costruire, c'era bisogno di essere, che voleva dire, a questa strada. E perché non c'era il contatto? E perché non hai il libro di suo sito in questo paese? Per me è una pietra preziosa, è un coniglio del nostro paese. Chi scrive per la propria gente, per il proprio luogo, è un coniglio, è un angelo che dice io amo questa terra. Quanti possono dire veramente? Io amo questa terra, non per i soldi. Io amo questa terra, non perché faccio progetti, si resta da quello culturale o quello letterario. Io amo questo paese perché è la mia terra, è la mia terra dei miei anni, è la terra che è il mio iter di vita. Come l'iter di vita ce l'ha dato anche, è una cosa. Allora io mi assolto la parola vostra perché su questo mi ha scritto dei suoi mesi. Ricordate gli anni 70, quando non si liberavano, gli anni 70 da un anno complesso a Santa Giascale, poi si guardano pure gli strumenti di rosa. Quindi è l'anno della creatività massima, sono gli anni della creatività. Ora, lui, uno dei suoi mesi, è una bellissima persona, ma anche un bellissimo autore e produttore. Facevano da padrone, cioè decidevano già prima di dover vincere quell'anno.
e non dottore. Il secondo anno, comunque, Enzo scrive male la canzone per decidere che la dottore è un altro che si inserino con una nuova vita. Una canzone molto più bella della mia. Io la sarò sentita molte volte e mi piace molto di più. Grande per questa carriera, questa canzone che dopo alcuni anni Gilda si era cambiata e poi dice quello che dice. Comunque, dopo questa canzone, Enzo l'ha conosciuto e come cantava che mi chiamavano nelle feste di piazza e mi ricordo, non so se c'è di che mi sentite qua, comunque mi ricordo un'estate, Enzo viene con una Mercedes tutta scangherata, e mi dice mi devi accompagnare in Calabria perché devo fare così. Anche io mi sento, ma no, anche io ci vediamo, secondo me. No, non mi preoccupavo, avevo fatto una scena e partivo, dico, tu che mi chiedi? A dire la verità, la macchina lo sapeva Michele, l'amico Michele Zaccarelli. Arrivavamo a questo paese e la cosa straordinaria che c'è una accoglienza eccezionale. E io non pensavo che una persona sconosciuta potesse avere tante cose, una bella cosa, una cosa che mi ricordo veramente impossibile. E poi ci tornavo. Da quel punto in poi, però inizia la vera, diciamo, produzione di Michele, produzione musicale, perché lui comincia a scrivere per altre persone. Io mi voglio leggere perché sono tante le persone che io ho fatto il ricordo. Allora adesso ha scritto un po' per il fiore d'Arezzo, per Pino di Cacci, Loretta Corso, questa è la Stella Società, per Pino Cagliari, Peter Dori, Cavalli Lotto, Bruno Martino, Luciano Rossi, Bertino Scorpù, Nino D'Arezzo Corso. Io la prima volta che ho letto Sanissi, non so se lo conoscessi, per una seconda parola. Comunque, ma la canzone però che lo ha caratterizzato veramente, diciamo, di più, è stata la canzone che Enzo ha scritto per il Sanremo. E guarda, questa canzone poi la faceva la festa di Sanremo, si classifica al 5 agosto, e si chiama Non voglio mica la luna. Ma la cosa straordinaria è che questa canzone fu scritta insieme a un scelto paterno formaggiato, alias Zucchero. Quindi la canzone scritta con Zucchero e vado a dire Luigi Albertelli, che era uno di un paroliere passato affermato, che scrive soprattutto canzoni per il festival. Pur continuando lui a scrivere per gli altri, ricomincia l'attività imprenditoriale, diventa produttore. E dall'87 al 96 diventa il produttore di Rino D'Angelo. È l'epoca in cui Rino D'Angelo comincia a distaccarsi dalla canzone per diventare un po' più d'autore, un musicista più d'autore. E hanno molti riconoscimenti con il premio di Scodoro quell'anno. Nel 94 invece lui produsse e lanciò Gigi D'Alessio. E con Gigi D'Alessio c'è una curiosità che vi voglio leggere. Praticamente, vi leggo proprio quello che io ho scaricato dalle notizie di un giornalista musicale. Questo giornalista parla di plagio, cioè Gigi D'Alessio ha copiato la canzone di Enzo Maiorazzi. In questo caso parliamo della evidente somiglianza tra Amore e Io, presentato nel Festival di Sanremo nel 81 di Enzo Maiorazzi, scritto con Salvatore della Scala in arte Elsa, e Compagnie, scritto da Gigi D'Alessio, passa nell'album Passa da Passa nel 1995. Io sono andato a sentire le due canzoni e soprattutto diciamo il ritornello, che la canzone è fatta dall'inizio, cioè dalla prima parte, poi il ritornello, e il ritornello è andato. Per cui, siccome è andato prima di Gigi D'Alessio, sia musicalmente che diciamo anagraficamente, quindi ha copiato la canzone. Però qualcuno dice, essendo Enzo produttore di Gigi D'Alessio, può darsi che lo abbia condizionato, lo abbia influenzato. Poi la verità la sta solo noi. Però volevo farvi notare questa piccoletta, perché
testi locali, ma è messo in Spagna e in Australia. Quindi diciamo che ha viaggiato anche molto, e poi si è ritirato, è arrivato nel 2014, ha lasciato il 2009, e oggi sta in un paese, cimitero di Siziliano, in provincia di Pavia. Io ho voluto ricordare Enzo perché è venuto il momento di ricordarlo. Sono passati 6 anni ed era giusto ricordarlo, perché è stato un personaggio positivo, che è vissuto a 6 anni. Quindi per me è un santo.